L'azienda agrituristico-venatoria La Baraggia sorge e si dispone su di un territorio unico, fatto di incolti spontanei e di quell'habitat particolare definito appunto La Baraggia Biellese, che si distende dalle colline fino ad ampie pianure fatte da boschi di betulla, pioppeti e dalle sue famose risaie. Qui Antonio Orizio, nel corso degli anni, ha saputo creare un vero paradiso di caccia. Distanza di tempo, Caccia Dintorni ritorna alla Baraggia, questa azienda agrituristico-venatoria che si trova a Masserrano di Biella, e siamo ospiti di Antonio Orizio. Ciao Antonio, ci hai invitato per questa uscita al cinghiale con Giulia Taboga o al capriolo, vediamo poi dall'altana quello che succederà, però facciamo così due parole perché il periodo Covid ha fermato un po' tutta e si è fermata l'attività anche della Baraggia. Cominciamo adesso a rimettere un po' di sorriso, è stato un periodo devastante che nessuno poteva immaginare. Io ho comunicato ugualmente con tutti i nostri clienti e a Pasqua ho fatto un servizio di auguri, era il periodo proprio più devastante. E nulla, che ti devo dire, i motori si sono riaccesi finalmente, lentamente, ma si stanno riprendendo, anzi devo dire che a giugno abbiamo lavorato bene, sia per quanto riguarda la piuma, sia per quanto riguarda anche gli ungulati, veramente. Grazie alla professionalità dei nostri uomini che tutti i giorni... Di tutto lo staff. Tutto lo staff che oltretutto, come dici tu, ha lavorato praticamente tutto il periodo, perché noi venatoriamente siamo stati chiusi 2 mesi e mezzo. Ma infatti io, Antonio, qui ho visto che voi avete fatto delle cose stratosferiche, questa bella tettoia tutta in legno, dei mobili nuovi in sciabi, avete spostato... Abbiamo fatto 3 altane nuove, abbiamo fatto la legnaia, abbiamo fatto questo portico, abbiamo fatto il bar, insomma i ragazzi sono sempre stati operativi. Purtroppo siamo stati chiusi venatoriamente perché la gente era chiusa e vincolata a rimanere in casa, però con soddisfazione posso dire che noi non ci siamo mai fermati, in sostanza, e questo è un po' il risultato, come stavi dicendo tu. Ora il 4 maggio è ripartita l'attività venatoria, ovvero l'addestramento canico sparo. Sono venuti con piacere tanti clienti perché dicevano avevano i cani ingrassati come i maiali e loro pure. Però insomma è stato bello perché hanno ripreso, e non con numeri esaltanti, perché purtroppo questo Covid non è solo un problema di Covid inteso come quello che... problema sanitario. Non è solo il problema sanitario, ma anche il problema economico. Però vedo con piacere che insomma stanno tornando. Sabato e domenica abbiamo fatto questo portico dove si mangia, rispettiamo le distanze, rispettiamo tutte quelle che sono le normative. Sì, ho visto tutti i cartelli che riguardano appunto la sicurezza. Sì, insomma, è importante anche quella, perché qui non si sa, sai come, sappiamo tutti com'è. Però insomma la gente sta tornando, sta venendo con piacere. Questa sera voi provate a vedere se riuscite a fare un cinghiale o un capriolo. E infatti usciamo di nuovo con Giulia Taboga, che avevamo fatto un po' di mesi fa. È la nostra storica cliente, che lei ama abbattere i cinghiali. Speriamo che anche questa sera, l'ultima volta presentò la Horizon che avete fatto voi, e speriamo che tutto vada bene. Tu sai che noi qua gli ungulati li facciamo, sono animali selvatici, non abbiamo recinti, non li mettiamo nulla, per cui c'è solo l'attesa, caccia vera. Abbiamo parecchie richieste per le anatre, per le tese, abbiamo fatto delle tese nuove, sempre in questo periodo di lockdown, di chiusura, abbiamo fatto delle tese nuove, abbiamo preparato delle tese per le anatre. Oltre che le 3 altane nuove, che sono delle suite imperiali perché sono spettacolari, dei bilocali praticamente, dove stasera ne vedrete una, e speriamo che i motori si siano riaccesi e ripartino nel modo giusto. La Baraggia, Cervo e Lenta 1, le solite 3 riserve, i nostri soliti 6.500 ettari, e speriamo che l'autunno
a dispetto di quelli che dicono che tornerà, non tornerà, noi ci auguriamo che non torni per tanti motivi, soprattutto quelli economici. Ma questo terrorismo mediatico che fanno, perché nel 1918 con la spagnola ritornò. Le statistiche sono fatte per essere smentite, speriamo che sia così. Dai, 100 anni fa, fra un po' non avevano inventato la penicillina. Tu mi parli che 100 anni fa fu e ritornò, ma vabbè. Vediamo quello che sarà. Comunque. Allora, noi ci prepariamo ad uscire con Giulia, andiamo a vedere questa nuova altana con la speranza appunto di fare anche un bel abbattimento. E poi domani mattina o stasera stessa ci risentiamo. Perfetto. Grazie, come voi sempre, non vi sopporto quasi più, perché siete troppo simpatici, ma però è sempre un piacere avervi qua. Stiamo terminando i preparativi prima di accingerci ad uscire a raggiungere l'altana che Antonio ci ha assegnato, e con Giulia andiamo a presentare un po' quella che sarà la serata e anche soprattutto la carabina che userai. Sì, allora guarda, stasera usiamo una Franchi Horizon calibro 308 e dove ho montato un'ottica Swarovski. Useremo anche il binocolo Swarovski e niente. Cosa posso dire? Speriamo che l'altana che ci ha segnato Antonio sia quella fortunata. Speriamo che sia così. Capriolo o cinghiale? O cinghiale, certo. Capriolo maschio. Cinghiale maschio. Infatti, quindi, come abbiamo detto, dal 1 giugno è aperta la caccia al capriolo in selezione maschio, e invece durante l'anno si può cacciare sempre il cinghiale qui alla baraggia. Diciamo che è un po' sarà un po' una sorpresa in questi giorni, perché come sai sono i primi 2 giorni di caldo e quindi magari gli animali hanno un po' cambiato abitudini, quindi speriamo di dobbiamo di mettere in conto presto. Questo sì. Sì, esatto. Benissimo, allora tra poco partiamo. Nel tardo pomeriggio, accompagnati da Marco, abbiamo raggiunto una delle nuovissime altane. Davanti a noi un vasto prato erboso, con una profondità di circa 300 metri. Alle spalle il bosco. Non ti passo un po' la carabina? Sì. Dammela. Grazie. Sì. Buonanotte. Beh, abbiamo spazio qua, eh? Eh? Abbiamo spazio qua, eh? Certo. Sì. Io mi piazzo qua, e ti piazzi davanti qua. Passo. Poi cosa ti serve? Cioè io serve qualcosa per mettere sotto la carabina. Ah, questo qua dobbiamo mettere. Per forza. Dovresti metterlo tu.
Bene, abbiamo tutto. Adesso lo mettiamo di sotto. E io mi piasso qua. Sì, quando una certa ora sì. Faccio un due prove. Fai quello che vuoi, se ti serve qualcosa me lo dici. Se vuoi il cuscino da mettere sotto c'è. Ma questo mi sa che. Se questo qui che la serve. Via. Andiamo a usarla sul naso. Aspetta. Ok. Ok. Come sempre sono affezionata a questa carabina, che è una Franchi Horizon in polimero nero, calibro 308. Ormai ci sparo da un paio d'anni e devo dire che mi trovo benissimo. A differenza dell'ultima volta ho cambiato l'ottica e adesso ho montato una Swarovski, una Z8 2,3 18x56. Anche come binocolo sempre Swarovski, dotato anche di telemetro. Ora manca solo vedere qualcosa. In silenzio la lunga attesa. Il problema del ribalto è trovarlo dov'è. Ah sì. Abbiamo visto una femmina di capriolo uscire di lato e poi anche il maschio. Troppo nascosti però nell'erba alta. I due animali si sono rincorsi per poi scomparire all'orizzonte. Alla fine è calato il buio e siamo rientrati alla casa di caccia. Ci abbiamo riprovato la mattina seguente, portandoci ancora con il buio in un'altra zona della baraggia e su di un'altra altana. E state a vedere cosa è successo. La porto io.
Oddio, l'ho perso. Ah, è andato giù, eh? Non l'ho visto più perché l'ho perso dall'occhio. Siamo arrivati intorno alle 5 meno un quarto e si intravedevano già due sagome sull'orlo del bosco, però era ancora buio. E appena è stato albeggiare abbiamo capito che era un maschio e una femmina, che poi se ne sono andati. Invece dopo un po' alle spalle è uscita un'altra femmina che ha mangiato un po' tranquilla, è andata anche quella, e adesso finalmente è uscito il maschio con dietro sempre una femmina. Ho aspettato un attimo perché si era messo di sedere, quindi non potevo sparare. Ho aspettato il momento giusto, ho sparato, solo che quando ho sparato l'ho perso dall'ottica, quindi non ho capito bene cosa è successo, ma credo di averlo preso. Adesso andiamo a verificare. Per questo qua, puoi stare qua tutta la mattina, non sto aspettando, sei qua fino alle 10, mi spari a 3. Riparato, l'unico prato che c'è, poi l'attimo del cibo, loro per andare di qui e là non so. Adesso gliela metti tu, perché c'è un tanto qui. Mettono le mucche. Mettono le mucche. Sono un maschio di peso anche oggi. Un maschio intorno ai 30 kg pure questo, eh. Sì. Brava Giulia, colpite in pieno, tre punte. Ed è bellissimo. Più che altro perfetto. No, no, bello, bello, bello. Che bello, perfetto. Bellissimo. Sta facendo i fregoni contro le rubigne, le acaci, guarda, che ha tutti i residui della corteccia bello, sulle rose. Due belle rose. Te che gli mettiamo? Sì. Sai che io sono... È un maschio. Ignoro, okay. No? Neanche vecchio. Maschio di 3 anni. Fiorellino. L'hai colpito in pieno, eh? Poi era di sedere, si è girato un attimo, ho detto aspetta che vado perché sennò... Io ho tempo di arrivare su. Buono. Nel prato sopra dove stavo andando a vedere ce n'era due maschi che guardavano una femmina in mezzo alla strada. Bello. E lo metti tu il cinghietto? Sì. Ok. Ti do il cinghietto da porre. Cosa sono 60 metri, 70? No, qua erano no. 100 fino al bosco. 100, quindi... Sarà 80 metri. 80, dai. 90. Sì, 80, 90 metri. 85-90. Ok, adesso devi mettere dentro qua i due. Okay. Tieni il coltello che non ti taglio. Quando... Madonna, che scomodo. Ma non dire niente, guarda. Vado? Vai, bravissima. Okay. A posto. Si conclude qui la nostra uscita alla Baraggia qui a Masserano di Biella, ospiti di Antonio Rizio e della sua bellissima azienda agrituristico Venatoria. Qui abbiamo reincontrato Giulia Taboga, con la quale siamo usciti a Caprioli. Allora, siamo usciti veramente, per la verità, ieri sera, ci abbiamo provato, abbiamo visto qualcosa, però c'era l'erba molto alta, ci abbiamo riprovato questa mattina ed è andata veramente bene. Io adesso chiedo a Giulia un commento di questa doppia uscita, perché è stata veramente bella e anche emozionante, abbiamo visto due posti completamente diversi. Esatto, sì, come hai detto tu, ieri sera eravamo in questa zona dove c'era l'erba molto alta, quindi abbiamo fatto un po' fatica, c'era uscito il maschio anche ieri.
ieri, però subito dopo è arrivata anche una femmina, hanno iniziato a corrersi dietro, ce l'ha portato via e quindi niente, è stato comunque bello. Queste femmine combinano solo guai. Invece stamattina è stato divertente perché abbiamo visto molti animali e alla fine siamo riusciti a concludere. Era uscita una femmina davanti, ha girato davanti a noi. Ha girato davanti a noi e dopo per fortuna è arrivato anche il maschio con un'altra femmina. Sono contenta di che si sia spento sul posto perché ci tengo io insomma a non far soffrire gli animali e quindi non poteva andare meglio di così. Ricordiamo che hai sparato con Franchi, carabina? La Franchi Horizon, polimero nero, calibro 308. Allora, per dire, la baraggia porta sempre bene Antonio. Ma è la Giulia che comunque non fallisce mai le sue uscite, con piacere, lei voleva fare la bestia nera, ma sarà la prossima occasione, penso. Però sono contento, la scena è andata diciamo bene, lei è brava come sempre, gli animali ci sono, facciamo sempre questo bel lavoro. Infatti di animali ne abbiamo visti tanti, poi anche nei giorni scorsi chi è stato qui ha avuto modo di divertirsi, caprioli e anche cinghiali. Abbiamo fatto un fine settimana stupendo, è già il secondo che si ripete, ma dietro insomma come già ti dicevo ci sono, c'è tutto un lavoro di preparazione, di cura, di attenzione per quelli che sono il discorso di vedere e controllare le altane, se toccano o non toccano gli animali. Gli animali ne abbiamo dentro parecchi, però sono sempre animali selvatici, quindi non si può mai sapere, vedi ieri sera per dire che se poi le femmine stanno iniziando a entrare in calore, quindi i maschi impazziscono, noi maschietti impazziamo, no? Però insomma dai, dietro c'è tutto un lavoro di preparazione e i risultati si vedono. E c'è tutto un lavoro anche di habitat, perché c'è quello che offre la natura in questo posto, è veramente molto. Hai preparato delle altane nuove, le abbiamo viste, ieri sera abbiamo provato una che sembrava un super attico, questa mattina un'altra diversa, Giulia è stato bello anche questo, no? Sì, l'altana di ieri sera era veramente enorme e no, devo dire che stai facendo veramente un bel lavoro con la riserva, anzi è sempre un piacere venire qua, si sta bene, sei molto ospitale. Stanno arrivando anche parecchi arcieri, fra le altre cose, lì chiaramente sono più vicini, però diamo loro la possibilità di poter tirare con l'arco, che chiaramente si parla di una gittata massima di 25-30 metri, non di più ovviamente, perché l'arco è un'arma letale, però per carità non ha certo la potenza di un'arma. E anche loro si stanno divertendo, abbiamo fatto dei begli animali, per fortuna non abbiamo perso niente, non è mai stato perso un animale, questa è la cosa più importante, come diceva anche Giulia prima. E diamo la possibilità anche agli arcieri quindi di divertirsi e tutto quanto insomma. Ecco, ricordiamo che ovviamente non solo cinghiali e caprioli ma anche fagiani, starne, pernici, per chi vuol venire alla baraggia c'è modo di divertirsi, gli spazi sono ampissimi. Sì, la piuma la facciamo con l'addestramento canico sparo, anche questa mattina sono in arrivo dei gruppi e ognuno caccia come sempre nella propria zona col proprio cane, senza incontrare altri cani, altri cacciatori, tutto quanto, per cui insomma tutto procede. I motori si sono riaccesi e speriamo che rimangano accesi per una volta. Voglio venire anche con la mia Zoe a fare un po' di piuma. Sei la benvenuta. Grazie. Al tempo del Covid noi abbiamo seguito Giulia sui social, si dedicava alla cucina in attesa di questa uscita. Non è ingrassata però. No, lei ma cucinava. Facevo anche palestra per quello, compensavo. E adesso vacanze? Adesso sì, dai, un po' di vacanze. Beh, si sta recuperando un po' di lavoro perché questi mesi sono stati difficili, però insomma ci vuole anche un attimo di relax, via. Chiaro. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare Antonio Rizio, Giulia Taboga, la baraggia che ci ha ospitato, un saluto a tutti voi, caccia dintorni, sempre sulle tracce della passione.